Grazie per questo invito. Allora, mi riallaccio immediatamente a due concetti espressi. Allora, uno è quello della rete di sorveglianza di cui parlava il professore Bucci, no? Che è una necessità fondamentale, a quanto pare condivisa da tutti gli scienziati. E l'altra, il concetto di, diciamo, sorveglianza sul territorio di cui parlava il professore Lopalco nel secondo intervento. Quindi, diciamo, il mio intervento oggi si lega proprio a queste due tematiche. E quello che io faccio oggi è una cosa molto pratica, una proposta. E la mia proposta è quella di realizzare un laboratorio di genetica in Basilicata, la Basilicata come un laboratorio di genetica a cielo aperto, direi, contro il Covid. E la ragione per cui faccio questo, perché io sono genetista, questo è il mio mestiere, questo è quello che faccio. Di solito io lavoro con le sequenze umane. Le sequenze umane sono appunto delle sequenze di interminabili, direi, di lettere, tanto è vero che se volessimo scrivere la sequenza del genoma umano ci vorrebbe una libreria grande quanto questa che si trova in un museo che si trova a Londra. E che cosa contiene la sequenza del genoma? Contiene un'informazione, contiene 3 milioni 600 miliardi di lettere, e questa sequenza interminabile è quello che noi genetisti guardiamo tutti i giorni. La sequenza del virus, la sequenza del virus che causa il Covid, il virus SARS-CoV-2, in confronto alla sequenza, diciamo, del genoma umano, è molto, molto più piccola perché è fatta di 30.000 paia di basi. Questo è uno schema che rappresenta il genoma del virus, e questi box rossi che vedete sono i geni, cioè sono le unità che contengono le informazioni che sono necessarie al virus. Una parte importantissima è questa, diciamo, questa regione S, va bene, che contiene l'informazione della spike protein, che è la proteina che permette al virus di entrare nelle cellule umane. Quindi questo perché ve lo dico? Perché è importante, per farvi capire che è importante conoscere il genoma del virus per conoscere che cosa è successo, ed è probabilmente in questa regione che sono avvenute le mutazioni che hanno permesso al virus di saltare dal pipistrello all'uomo. Quindi, a che cosa serve conoscere le sequenze virali? Sicuramente serve a ricostruire come è avvenuta l'infezione. Per esempio, questo sito raccoglie l'informazione delle sequenze che fino ad oggi sono state fatte per il Covid, e vi faccio vedere questa animazione che mostra come il virus si è diffuso a partire dalla Cina, poi in Europa, nel Nord America e poi dall'Europa nel resto del mondo. E tutta questo percorso è stato ricostruito solo e soltanto dall'informazione delle sequenze. Quindi vorrei, spero, diciamo, farvi capire quanto è potente l'informazione contenuta nelle sequenze, così potente che ci permette di ricostruire appunto come il virus si è diffuso. E questo è importante, ci permette di farlo a scala globale, ci permette di farlo anche su scala molto più piccola. Che cos'altro si può imparare dalle sequenze? In questo grafico ogni puntino è una sequenza e le linee che collegano i puntini dicono se le sequenze sono vicine o lontane, cioè due puntini che si trovano vicini sono due sequenze simili. Questo grafico contiene tutte le sequenze che sono state prodotte da dicembre fino a marzo e sono colorate in base alla nazione di origine. Quelle viola sono quelle asiatiche, per esempio, quelle rosse sono quelle dell'America. Si possono vedere delle cose interessanti, per esempio, che cosa si può vedere? Che alcune delle sequenze che prevalgono nell'America sono molto simili a quelle che sono tuttora presenti in Asia, e questo ci fa intuire come appunto il virus si evolve nel tempo e nello spazio. Conoscere le sequenze è importante perché permette di capire i meccanismi con cui il virus si muove, ma anche i meccanismi con cui il virus può entrare nelle cellule umane. Allora, che cosa propongo per essere pratici? Io propongo una raccolta a tappeto dei campioni che sono COVID positivi per effettuare il sequenziamento del genoma del virus. Come funziona? Le strutture sanitarie in Basilicata effettuano i tamponi. Il tipo di materiale che serve è il tampone buccale, il tampone faringeo, perché è
è importante avere l'informazione quando il virus è presente nella persona. E le persone che risultano positive, si può utilizzare il residuo di tampone, quindi non richiedere altro materiale, ma utilizzare quello che sarebbe poi, insomma, buttato dopo l'analisi. Questo residuo si può utilizzare per fare il sequenziamento e per produrre quei dati che vi ho mostrato prima. Qual è il ritorno? Qual è il vantaggio di fare questa cosa? Sicuramente un ritorno immediato per la Basilicata stessa, per la gestione dell'emergenza, come dicevano prima appunto il professore Buccio e il professore Lopalco, per il monitoraggio sul territorio di quello che succede, sia in fase di emergenza ma sia dopo, anche perché sappiamo, abbiamo capito tutti che questa è una situazione che dura per anni. E il pregio e la ragione per cui, diciamo, anche io faccio questo è perché questi dati possono diventare a disposizione della comunità scientifica. Che cosa fa la comunità scientifica con questi dati? Quello che noi facciamo è analizzare dal punto di vista bioinformatico queste sequenze per inferire le informazioni che per esempio vi ho mostrato prima. Normalmente lo facciamo in questi contesti. Questa è una biohackathon alla quale abbiamo partecipato lo scorso novembre, che si è fatta in Francia, in cui, diciamo, scienziati di tutto il mondo che lavorano su un tema si incontrano e lavorano per piccoli gruppi di lavoro. La settimana scorsa una studentessa del mio laboratorio, Flavia, ha partecipato a una biohackathon specifica per il Covid, ovviamente virtuale, non si sono incontrati, non sono andati da nessuna parte, ma diciamo il nostro punto di forza è che possiamo continuare a lavorare e lo dobbiamo fare in questo modo. E Flavia che cosa ha trovato? Flavia ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha analizzato il genoma di un individuo e ha scoperto che in questo individuo ci sono due forme virali. Ora non c'è tempo di andare nel dettaglio, ma immaginate che questi due ghirigori che si vedono sono sequenze di virus dallo stesso individuo e sono diverse. E questo che cosa vuol dire? Che anche all'interno dello stesso individuo ci può essere variabilità genetica. Quindi io spero di avervi convinto di quanto è importante capire la variabilità genetica del virus, perché è estremamente mutevole. Perché lo voglio fare in Basilicata? Perché penso che si possa fare in Basilicata e ci possa essere, diciamo, possibilità di successo? Perché la Basilicata, per fortuna, come tutti sappiamo, è tra le regioni che hanno avuto il minor numero di contagi. Al momento il Molise è la regione con meno, diciamo, con meno casi di contagio. In altre regioni dove c'è un'emergenza forte, forse l'attenzione e le energie vanno su altre tematiche che sono più importanti. È importante pensare a trovare respiratori, è importante, insomma, concentrarsi su esigenze che sono più importanti. In Basilicata noi abbiamo la forza e forse abbiamo anche il dovere, avendo meno casi di contagio, di pensare anche a questi altri aspetti che sono importanti. Quindi questa è la ragione fondamentale. E l'altra ragione per cui voglio farlo in Basilicata, scusatevi, è perché sono campanilista, io lavoro e vivo a Napoli, ma sono lucana, e quindi io, e questo è semplicemente per chiudere in bellezza con queste immagini prese da un articolo del Garden che raccomanda la Basilicata, un articolo dello scorso anno. Quindi questo era per farvi sorridere, ma la verità è questa: io credo che noi come regione con pochi contagiati abbiamo il dovere di pensare agli aspetti in cui altre regioni non possono al momento pensare, e soprattutto penso che possiamo essere un esempio e possiamo essere all'avanguardia su queste cose.